Ciao a tutti ragazzi, sono Gothic Dark, oggi vi insegniamo a essere... Deco. Allora, dovete ovviamente tingervi i capelli, colori molto brutal come rosa, per esempio, fucsia, colori un po' comunque accesi. Dovete ovviamente avere i dilatatori di minimo 10 cm, perché se no non siete abbastanza alternativi, non siete abbastanza brudallari. Quando andate in giro dovete mosciare sulla prima persona che trovate. Per essere deathcore dovete essere molto elastici, perché se no non riuscite a fare bene headbang. Ovviamente non potete fare l'headbang come per il metal, dovete per forza muovere tutto il corpo, quindi... Per essere deathcore dovete ascoltare deathcore. Ovviamente dovete avere una maglietta di una band che non conoscete. Come potete vedere ho la maglietta dei Ghost Brigade qui, guardatela bene. Ok. E dovete portare jeans attillati, come potete vedere, che ti stringono proprio i coglioni, perché se non ti stringono i coglioni non riesci a fare tipo... Dovete munirvi di tanto tanto sciroppo per la gola, ovviamente. Va usato anche con i piercing, eh? Quando fate i piercing, invece di disinfettare con acqua ossigenata o qualsiasi cosa con cui si disinfetta, usate quello per la gola, va bene. Al massimo vi verrà un'ora che così, però. Dovete possedere piercing, se siete deathcore. Infatti potete notare il mio piercing qui, guardate che bello, oppure i snake bites. E ovviamente il septum. E dovete ascoltare band come Suicide Silence, grande band deathcore, We Came As Romans, ovviamente, e Talk Hotel. Allora, per essere deathcore ovviamente dovete essere molto vandalici, quindi Fuck the System. Whitechapel. Allora, i deathcore bevono solo bevande di marca, tra cui la Jack Daniels, e molti più... Questi sono gli effetti dell'alcol che prendiamo noi. Guarda. E ovviamente ci droghiamo a merda di cocaina, perché un deathcore deve avere abbastanza energia per fare headbang. La mia cocaina giornaliera. E ovviamente un deathcore deve essere figo, perché se non sei figo non sei deathcore. Bruciamo le banche sempre, perché prendiamo spunto da Mitch Lucker e ovviamente dalla sua moto, RIP moto di Mitch Lucker, che a quanto pare era il cantante dei Dimmu Borgir. E davvero mi dispiace, vorrei fare le condoglianze ovviamente, perché io non godo per la morte di Mitch Lucker, le condoglianze a Mitch Lucker per la perdita della sua moto. Scusate, sono gli effetti a lungo termine della cocaina. Un deathcore da fatto, come cammina. Ma sei il cugino di Paola? Eh? No. Qui ci troviamo nell'habitat
nell'habitat naturale di un deathcore. È qui che veniamo a mosciare ogni giorno, veniamo sempre a sboccare l'anima dopo aver bevuto le nostre monster. Ovviamente potete notare gli alberi, guardate che belli, davvero belli. E ovviamente qui ascoltiamo i Whitechapel e ci facciamo il Gange di eroina. Infatti potete notare, cazzo, un'ortica. Dio porco un'ortica. Allora, per essere deathcore dovete vantarvi molto 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 molto. Oh, piacere. Minchia, devo dirti una cosa, è importante. Si è fatto? No. Io sono pulito. No. Sì, tranquillo. Una cosa importante, allora. Lo sai che una volta mi sono fumato ben 2 sigarette? Cosa? 2? Non sono morto? Ma allora sei forte. Non so. Quindi vuol dire che sei passato per un sigaretto. Per niente. Sono forte, sono un mito. Ascolto Deathcore. Ma sei forte! Molto. Almeno salutami, no? E questo è l'effetto che fa uno che ascolta Deathcore. Whitechapel. Quanti bambini Infant Annihilate. Vorrei concludere questo video dicendovi a tutti quanti di diventare Deathcore, perché è veramente figo, e di scopare tanto. E drogatevi, ascoltate Deathcore ovviamente, ben come vabbè, già elencate alcune, Pierce the Veil, Bullet for My Valentine ovviamente, Dimmu Borgir, e ovviamente Ghost Brigade. Per essere Deathcore dovete farvi tanto. Oh, che bello.